Ciao a tutti ragazzi, questa settimana vi presento la seconda termocamera per cellulare più piccola al mondo della Thermal Master. In realtà anche la prima termocamera la fanno sempre loro. Ora andiamo a fare subito l'unboxing, così vi faccio vedere quali sono le differenze con le termocamere ordinarie. Io chiaramente l'ho già unboxata. Qui c'è manuale di istruzioni, cavo USB per poter estendere la funzionalità della termocamera ed ecco qui, secondo me, una bella custodia per poter portare la termocamera sempre con voi e incluso anche un simpatico moschettone per poter attaccare il tutto alla cinta oppure magari al vostro portachiavi e ad avere una termocamera dalle caratteristiche semiprofessionali sempre con voi. Sicuramente quindi il maggior pregio è la trasportabilità e le minime dimensioni, ma la qualità è davvero superiore a tutto quello che finora ho provato. Questa è la ripresa di un quadro elettrico aperto, ora vi faccio un raffronto tra questa che è una vecchia termocamera che ho già da un anno, che sto usando da un bel po' di tempo. Vedete la differenza grossa è che intanto la risoluzione, la nettezza dei particolari dell'immagine è sicuramente superiore, ma poi ho una visione d'insieme assolutamente completa di tutto il quadro. Qui ho una visione soltanto parziale. Tutte e due le termocamere sono sulla stessa linea. Io poi qui posso dal touchscreen fare una marea di impostazioni, per esempio posso ruotare l'immagine, posso andare a variare tutte quante le palette di colori in modo molto molto semplice. Poi posso decidere se andare a scattare fotografie oppure se andare a effettuare una registrazione. Come ho detto in precedenza, prende anche l'audio. Praticamente col pulsante temperatura si va a decidere, a seconda del punto che io vado a schiacciare, lui mi rileva la temperatura. Ora scusate, non è semplice perché ho l'obiettivo davanti, cercherò di essere più preciso possibile. Per esempio, se io vado a cliccare qui, ecco, a puntare, lui mi dà una temperatura di 24.7. posso farlo fino a 3 volte. Ecco, quindi posso scegliere 3 punti diversi oppure posso farlo per linea, quindi posso tracciare una linea e lui mi dirà la temperatura su quella linea, che tipo di temperatura c'è, oppure posso farlo sia con un, diciamo, con un quadrato oppure con una cerchiatura. Ora la vediamo accanto a una moneta da 2 euro, è davvero piccolissima, non per niente la seconda termocamera più piccola al mondo. Si installa il software e poi basta collegarla al cellulare, il telefono va direttamente in modalità termocamera. Trovate poi questo cavo nella confezione, lo collegate al telefono e poi ci collegate la termocamera. La termocamera viene immediatamente riconosciuta, in questo modo potete andare a fare le vostre ispezioni termografiche slegati dal cellulare o dal portatile, sfruttando l'elasticità e la comodità di questa prolunga. Magari per andare a fare delle ispezioni in posti difficilmente raggiungibili, dove c'è poco spazio e dove non potete arrivare col cellulare. Consumo solo 0,3 watt ora. Quindi praticamente nullo, siamo sui 400 minuti di autonomia con un cellulare. A differenza poi di una termocamera ordinaria, sfrutta tutte le potenzialità e le caratteristiche delle applicazioni per telefono, quindi possibilità di fare aggiornamenti software molto velocemente. All'interno del menu poi potete fare tutta una serie di modifiche, parametri, potete per esempio avere delle misure sullo schermo con 3 punti che vi danno le temperature in tempo reale. Posso spostarli in modo da sapere in determinati punti quale sia la temperatura diciamo maggiore. Manca però l'indicazione automatica dei punti più caldi e punti più freddi. Si possono fare delle rilevazioni su una linea oppure con un riquadro oppure ancora con un cerchio e sfruttare poi la grandezza dello schermo del vostro smartphone, grandezza che difficilmente potreste trovare anche su modelli molto più costosi. Potete aggiustare l'emissività in base al materiale da scansionare. Ci sono 12 palette diverse di colori che potete scegliere per dare il massimo risalto alla vostra termoscansione. Le palette poi sono visibili in contemporanea sullo schermo in basso, quindi quando state facendo una scansione potete vedere in contemporanea anche le differenze cromatiche su altre palette, in modo da decidere se tenere quella in uso oppure cambiarla con una che metta in maggior risalto le differenze termiche. Ma cosa ci potete fare con una termocamera? Per esempio si possono ispezionare le tubazioni dell'acqua, isolamenti termici oppure la scansione dei freni, ispezioni elettriche, ispezioni all'interno dei motori e chi più ne ha più ne metta. Potete ad esempio anche fare indagini sull'origine di una perdita d'acqua, magari all'inquilino del piano di sopra. La cosa che più mi piace di questo tipo di termocamere in assoluto è la possibilità, oltre che di fare foto, anche di registrare video sfruttando il microfono del cellulare. Per tutti i lavori in cui sia necessario prendere appunti mentre si fanno determinate misurazioni o rilevamenti, il telefono registra anche l'audio, cosa che invece non possono fare la maggior parte delle termocamere ordinarie. Cosa molto interessante, posso avere, come dire, una doppia ripresa, sia quella
del mondo reale che quella fatta con la termocamera, in modo da avere la doppia visuale mentre sto facendo un qualsiasi tipo di ripresa. Potete creare degli appunti vocali durante la registrazione in modo da poter commentare e relazionare tutto quello che state vedendo, per poi elaborare in un secondo momento con la vostra termocamera il vostro lavoro. Il sensore è un 256x192, tolleranza mi sembra che sia 1,5 gradi, poi ci sono tutte quante le specifiche tecniche all'interno del manuale. Al momento ha un costo di circa 250 euro, ma con il mio sconto che trovate in descrizione potete acquistare intorno ai 200. Rispetto alle termocamere che ho provato, le foto e i video sono molto più dettagliati a parità di risoluzione, e questo mi fa pensare che la qualità del sensore sia davvero superiore. Ma poi vogliamo mettere a portarsi comunque una termocamera come questa rispetto a un prodotto tecnologico di queste dimensioni. Questo lo inserite nella custodia, ve lo montate sul mazzo di chiavi e siete pronti all'uso, e vi dimenticate pure di averlo. In descrizione vi metto il link con lo sconto di 50 euro. Ci sono comunque 30 giorni di tempo se doveste cambiare idea per il reso e avete 2 anni di garanzia. L'unico difetto secondo me di un prodotto come questo è l'estrema delicatezza. Se vi dovesse cadere per terra mentre è collegato al cellulare si spezzerebbe il connettore. Quindi vi consiglio di utilizzarla con un cellulare dotato di custodia e con un laccetto, così per stare sicuri. Che altro dire, qualità e tecnologia ci sono davvero tutte. È super plug and play e siete subito pronti una volta connessi al cellulare. Io la consiglio a tutti quanti i professionisti che vogliono avere sempre con sé una valida alternativa alla loro strumentazione professionale, ma anche a tutti quanti gli appassionati di tecnologia e di misurazione. Vi metto comunque in descrizione tutti quanti i link al prodotto e all'azienda se volete maggiori informazioni o se la volete acquistare. Ci sono già 50 euro di sconto da aggiungere al carrello. Noi ci vediamo la settimana prossima, un saluto a tutti. Qui me ne vado un po' in giro per la città per farvi vedere un po' quelle che sono le riprese delle persone in ambito termografico. Si vede veramente in modo molto molto netto tutte le differenze cromatiche. Ora io sto cambiando anche le palette per far vedere quali sono poi le superfici che sono interessate dal rilevamento. La macchina dà la possibilità anche di effettuare col pinch to zoom uno zoom fino a 15x. Chiaramente è uno zoom di tipo digitale, quindi perde parecchio di qualità l'immagine. Qui sono, diciamo, immagini di repertorio per farvi vedere la differenza tra le macchine che sono ferme da un po' di tempo e quelle che invece si sono appena fermate, dove si nota la differenza termica delle varie parti dell'auto stessa. Qui vi faccio vedere sempre qualche particolare sulle macchine che sono termicamente ancora, diciamo, rilevabili in termini di rosso e di arancione acceso. Ora qui vediamo per esempio nella parte rossa, per esempio vicino alle gomme, al tubo di scappamento o ai freni, dove si vede molto bene che la macchina si è fermata da poco perché è ancora bella calda.